Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. In questo video tenterò di dare delle chiavi di lettura ad ogni singola serie di questo primo turno dei playoff per cercare di proporre a voi temi e spunti da discutere qui sotto nei commenti. Ma prima, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e, se siete pronti, si parte! La prima serie che andrò ad analizzare è Philadelphia contro Washington, prima contro ottava. Washington, ragazzi, non difende, la chiave sarebbe quella, ma non posso aspettarmi che lo facciano di punto in bianco in gara 2 dei playoff dopo una stagione in cui non hanno mai difeso. Trovare una chiave affinché i Wizards riescano a contendersi la serie è difficile, ma provo a dire la mia. Su Bill e Westbrook i 76ers possono mettere due difensori ottimi e sono Ben Simmons e Danny Green in linea di massima. A copertura del ferro ci sono Embiid e Howard che sono altri difensori superlativi, c'è poi Tybull che può entrare e dare il cambio dovesse servire. E allora per Russ e Bradley Bill l'alternativa potrebbe essere quella di fidarsi dei compagni, in particolar modo di Rui Hachimura e Davis Bertans. Due giocatori che possono generare mismatch fisici importanti. Personalmente punterei Seth Curry o Shake Milton in ogni singolo possesso, chiunque sia marcato da loro. Alla fine sono due giocatori attaccabili da praticamente tutto il quintetto di Washington. Bill e Westbrook hanno vantaggio tecnico, Hachimura e Bertans fisico. Hachimura perché più potente, Bertans semplicemente perché più alto. Poi bisogna vedere se Fila va in aiuto, ma intanto potrebbe essere un piccolo aggiustamento, abbassare il ritmo di gioco e cercare di più l'attacco a metà campo contro Curry e Milton, piuttosto che la transizione e gli isolamenti di Bill e Westbrook contro ottimi difensori. La seconda serie è seconda contro settima, Nets contro Celtics. Qui, ragazzi, sinceramente, l'unica alternativa che vedo è la mazza chiodata. I Celtics possono solo pensare di cominciare a picchiare, ma nel vero senso della parola, non scherzo. Un po' come fecero i Celtics nelle finali del 1984 contro i Lakers, col famoso fallaccio di Kevin McHale su Kurt Rambis. Smart, tra l'altro, ci ha provato a terminare Durant in gara 1, ma si è rialzato come se nulla fosse. Qui, ragazzi, non ho altro da aggiungere. Terza serie, Bucks contro Miami Heat. Qui la questione si fa un pelo più complessa. I Bucks hanno umiliato Miami in gara 2 dopo una gara 1 equilibratissima. Coach Bud ha operato aggiustamenti su Duncan Robinson, che in gara 1 era stato il motivo per cui Miami si è giocata la partita fino alla fine. Se togli Robinson agli Heat, togli l'unico che fa movimento senza palla. Tutti gli altri sono giocatori da palla in mano ed uno contro uno, e quest'anno i Bucks hanno difensori molto migliori rispetto alla passata stagione. Per questo credo che la differenza possa farla a sorpresa Tyler Herro, l'altro giocatore oltre a Robinson capace di sfruttare gli spazi off the ball. Sacrifichi magari un po' di difesa, ma tenendo in campo entrambi potresti trovare spazi offensivi diversi. Quarta serie, Knicks contro Hawks. Qui dal mio punto di vista non ci sono grossi aggiustamenti da fare. I Knicks hanno perso gara 1 essenzialmente per due motivi: inesperienza e ansia da prestazione. Oltre all'errore in raddoppio di Gibson nell'ultimo possesso, ma quello è un errore tecnico singolo che ci può stare. In gara 2 ci si augura che l'impatto coi playoff sia rodato e che Randall, in particolar modo, dia seguito al meritatissimo premio di giocatore più migliorato. Sinceramente, qualche minutino di Ntilikina su Trae Young potrebbe limitare un pochino il riccio play di Atlanta. Potrebbe essere un tentativo di coach Tibbs, anche perché se fermi Trae, l'impressione è proprio che fermi l'attacco intero di Atlanta. Passiamo ad Ovest, prima contro ottava, Utah Jazz Memphis Grizzlies, e anche in questo caso non credo ci sia moltissimo da dire. I Jazz devono aggiustare le percentuali da 3. Credo sia il minimo per poter pensare di passare il turno. Vero che la difesa di Memphis sul perimetro è stata molto intensa, ma è anche vero che se togli Mitchell a questi Jazz togli praticamente tutto, soprattutto quando le partite sono a punto e soprattutto nei playoff.
In ogni caso, per i Jazz rimanere in partita fino all'ultimo, pur tirando un mattone dietro l'altro, è sicuramente stato un aspetto positivo. In gara 2 mi aspetto un Gobert preso di mira da Memphis, ma deve assolutamente gestire meglio i falli. Abbiamo visto in ogni caso la differenza in difesa con Rudy e senza Rudy, con tutti i limiti nei playoff del suddetto Rudy. Seconda serie ad ovest, seconda contro settima, Suns-Lakers. Ragazzi, lo avevo detto, non ci voleva un genio, che la chiave per la serie per i Lakers era Anthony Davis e la chiave per il pareggio è stata Anthony Davis. I Suns non sono attrezzati per marcare il doppio lungo dei Lakers, proprio non lo sono. Drummond, tra l'altro, positivo in gara 2, ma Davis, francamente, devastante. La chiave per i Lakers è comunque sempre quella. Per i Suns occorrerebbe ritrovare Chris Paul e la sua spalla barra collo. In una gara secca può andarti tutto bene anche senza il tuo leader e miglior giocatore, ma in una serie a 7 partite non puoi resistere senza di lui. Difficile capire in che modo Phoenix possa sopraffare i Lakers e la loro difesa. Direi che l'unico modo è cercare mismatch per Booker, magari contro Schröder o contro Kyle Kuzma, e cercare di farla risolvere a lui. In mancanza di Chris Paul, le alternative latitano, il gioco latita e con buona pace di Cameron Payne. Terza serie ad ovest, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers. Io personalmente continuo a vedere Portland un passetto favorita per l'enorme potenziale offensivo e per un Lillard motivatissimo. Detto questo, in gara 2 Denver ha dominato il gioco e Jokic si è preso questo suo nuovo ruolo da realizzatore puro. Per sfortuna però di stozza, Denver quest'anno c'è un altro giocatore in grado di creare gioco e illuminare la scena con assist da capogiro e ottime letture, e si chiama Facundo Campazzo. Per i Nuggets, più palla in mano a Facundo e più Joker da bloccante sui pick and roll, tanto i lunghi di Portland non difendono minimamente. Per Portland, attaccare Campazzo con chiunque nel tentativo di farlo uscire dalla partita il prima possibile e togliere il playmaking dalle sue mani. Ultima serie, Clippers contro Mavs. Qui c'è veramente pochissimo da dire, o meglio, tantissimo in realtà. I Clippers non difendono di squadra, mentre Dallas attacca ottimamente di squadra. I raddoppi su Doncic sono lenti, prevedibili, fatti male e soprattutto gli altri tre non ruotano adeguatamente sugli altri attaccanti dei Dallas Mavs. Abbiamo visto tiri da tre liberissimi e appoggi o schiacciate senza marcatura a bizzeffe in queste prime due gare. In più, se Luka non viene raddoppiato, segna contro chiunque. Il raddoppio quindi è obbligatorio, ma serve più comunicazione difensiva e più organizzazione per marcare quattro giocatori con i restanti tre difensori, c'è poco da fare. La cosa pessima, proprio pessima per Tyronn Lue, è che Kawhi Leonard e Pandemic P stanno performando in attacco ai loro standard. Urge trovare qualcun altro che segni, perché al momento tutti gli altri veramente male, male, male. La chiave per i Clippers è aggiustare la difesa di squadra, raddoppiare Doncic più concretamente con rotazioni adeguate degli altri. In questa serie si rischia seriamente un upset che avrebbe dell'incredibile e come logica conseguenza un Leonard in uscita dai Clippers al 99,9%. I Mavs, ragazzi, devono solo continuare così. Nulla da aggiungere. Ho terminato questo video con le mie chiavi di lettura delle 8 serie di primo turno dei playoff. Ditemi la vostra nei commenti, commentiamo insieme, parliamone e poi ci vediamo in pausa pranzo. Ciao!